Buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa seconda giornata della Summer School Soveritana, che come sapete è stata inventata da Mario Caligiuri quando era ancora un professore ragazzo, perché sempre professore è stato. Come è cresciuto comunque ed è diventato un vero professore, lo è sempre stato. E saluto tutti gli ospiti che sono venuti da Firenze, da lontano, da Soveria Mannelli. E saluto l'illustrissimo procuratore della Repubblica, dottor Nicola Gratteri, al quale vanno i saluti più riverenti dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli. Quindi stasera parliamo ancora di ricette per questa nuova Italia. L'altra sera l'abbiamo fatta con la cultura, con l'onorevole Sgarbi, questa sera con l'illustrissimo procuratore della Repubblica, dottor Nicola Gratteri. Si parlerà di giustizia, chiaramente, il ruolo della giustizia, giorno 27 agosto, il ruolo della comunicazione con Mario Morcellini. Io ho degli obblighi da svolgere, devo fare alcuni ringraziamenti, dopodiché passerò la parola a Mario, che introdurrà l'argomento e ci intratterrà, dopodiché il nostro procuratore. Io devo ringraziare l'associazione telematica Libere TV, il presidente Riccardo Cristiano, l'associazione culturale Fiore di Lino con Antonio Abruzzese e Radio Radicale, che come ogni anno registra le trasmissioni. Per le registrazioni audio video dell'evento si ricorda che il materiale sarà fruibile anche sui siti www.libere.tv e www.soveria.it, in cui sul canale YouTube Libere TV. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro di trascorrere una serata interessante, soprattutto stimolante, e cedo il microfono al dottore Caligiuri. Grazie. Andremo a incominciare. Ricette per una nuova Italia, secondo appuntamento con la giustizia, e ad affrontare questo tema sarà Nicola Gratteri, che non ha bisogno di presentazione, ma poi, diciamo, nel corso della mia breve introduzione dirò qualcosa. Venerdì abbiamo iniziato con Vittorio Sgarbi parlando di cultura, il 29 concluderemo con Mario Morcellini, commissario dell'autorità sulle comunicazioni. Affrontiamo quindi temi prepolitici, giustizia, cultura e comunicazione, per cercare di capire effettivamente cosa sta succedendo. Perché, in effetti, nessuno sa dove stiamo effettivamente andando con così tanta fretta. Il tema della giustizia è decisivo e caratterizza il dibattito politico da almeno un quarto di secolo all'interno del nostro Paese. È stato decisivo come spartiacque nel 1992, l'anno di Tangentopoli, che scoppiò essenzialmente per due ragioni, si disse, per l'alta corruzione e per l'elevato debito pubblico. Per quanto riguarda la corruzione, due anni fa Giorgio Galli ha scritto nel libro Il golpe silenzioso che oggi in Italia la corruzione è diventata una struttura sociale e l'asse portante del sistema nazionale. Per quanto riguarda il debito pubblico, se facciamo il confronto con quello che era nel 1992 e quello che nel 2017 è aumentato di gran lunga, anzi di più. La giustizia, il tema della giustizia va sottratta alla distorsione del dibattito politico e va posto correttamente al centro del dibattito civile, che è incerto, così come le tendenze sociali. È surreale, per esempio, che sulla criminalità, che condiziona in maniera enorme lo sviluppo della nostra terra, tranne qualche fatto episodico, non ci sono insegnamenti nelle nostre università, se non Nicola Gratteri a Reggio, Vittorio Daniele a Catanzaro, Giancarlo Costabile e Giap Barini all'Università della Calabria. E questo elemento surreale lo feci presente ai rettori delle nostre università nel 2010, e allora pensavo che fosse una distrazione. Come laboratorio sull'intelligence dell'Università della Calabria, e che ha promosso il master
relativo, dove il dottore Gratteri è docente, stiamo ragionando di costituire, insieme con Antonio Nicaso, un osservatorio sulla criminalità, in modo da avere un punto di vista scientifico su un tema così rilevante e fare in modo che ogni anno si possa fare il punto sull'evoluzione del contrasto in questo settore. Mi auguro che sicuramente il dottore Gratteri non farà mancare il suo apporto. Tra l'altro, il procuratore di Catanzaro dice sempre che in Italia abbiamo bisogno di due riforme essenziali, la scuola e la giustizia, che poi sono entrambe collegate. Se noi andiamo a vedere gli esiti del concorso in magistratura, ci rendiamo conto della grande debolezza del sistema educativo italiano, perché per esempio su 300 posti messi a concorso, chi supera lo scritto, cioè la prima parte, è in misura addirittura minore rispetto ai posti che si possono ricoprire. Allora, la criminalità è un tema centrale, non solo per il Sud, ma per tutto il nostro Paese. Qualche anno fa il CENSIS ha effettuato una ricerca sostenendo che lo sviluppo delle regioni del Sud sarebbe uguale a quelle del Nord se non ci fosse la criminalità organizzata. Ora, un breve, doveroso focus locale. Queste zone, signor Procuratore, sono storicamente, non hanno storicamente avuto la presenza della criminalità. Forse perché non c'è stato un grande potere feudale, questo non lo so. Però negli ultimi anni c'è una grande opera pubblica che si sta costruendo in questo territorio, che è la superstrada del Savuto, che è stata accompagnata da una lunga scia di sangue. Si è costituito in questa zona un comitato per la strada che non c'è, che mi sembra non abbia mai evidenziato questo aspetto. Adesso riprendono tra poco i lavori. A Soveria Mannelli, come lei sa, c'è una compagnia dei carabinieri, saluto il capitano Zangla, una delle poche in Italia in comune di 3.000 abitanti e che l'amministrazione comunale ha voluto con grande determinazione e con grande impegno. Eppure sono costretto a dover rilevare che in due elezioni comunali, quella del 2009 e quella del 2011, uno dei temi fondanti della campagna elettorale era chiudere la compagnia dei carabinieri. L'altro aspetto è quello degli esercizi commerciali. La liberalizzazione del commercio e per esempio il compro-oro, le scommesse, hanno favorito di fatto il riciclaggio della criminalità organizzata. Nel 2003 a Udine, in un convegno nazionale di amministratori locali, evidenziai questo aspetto, perché noi corriamo il rischio che si verifichi anche nei nostri comuni, dove gli esercizi precedenti saranno costretti a chiudere e quelli sopraggiunti invece rimarranno. Non a caso il procuratore Gratteri ha evidenziato, per esempio, che l'istituzione della Bassanini ha favorito la penetrazione della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione locale. Questi sono temi di riflessione significativi per evitare discussioni poi astratte nella falsa convinzione che il tema della criminalità riguardi gli altri e non noi. E proprio ieri a Nicotera, in pieno giorno, è stato assassinato su una spiaggia una persona. Quindi noi non possiamo che evidenziare a Nicola Gratteri questi elementi. Nell'edizione di Essere a Soveria, che celebra i 30 anni della sua vita, che ha come motto Più in là, che è dovuto al nostro giovane prete, Don Roberto Tomaino, che ha citato questa poesia di Montale nella sua omelia. Ora, Nicola Gratteri è la terza volta che viene a Soveria Mannelli. Abbiamo il grande privilegio di averlo insieme con noi. La prima nell'Università d'estate del 2015, la seconda nel compleanno del Comune del 2017, il 19 gennaio, e nell'occasione abbiamo inaugurato la sezione con i suoi libri all'interno della Biblioteca Michele Caligiuri, che sono disponibili alla consultazione di tutti e sono spesso consultati.
Nicola Gratteri non ha bisogno di prenotazione, di presentazione. La sua attività di magistrato è davanti agli occhi di tutti. Quindi non la facciamo. Infatti, ribadisce il valore della legalità, della supremazia dello Stato e del senso del dovere. Il suo è un messaggio civile fondamentale in una regione, non vorrei dire in un paese, dove tutte le aree sembrano grigie, dove tutte le vacche sembrano nere. Nicola Gratteri però affianca alla sua attività di magistrato un'attività scientifica e culturale di grande livello. Insegna all'Università di Reggio Calabria, alla Scuola di Perfezionamento delle Scuole di Polizia e fa tanti incontri nelle scuole, rigorosamente in orario extrascolastico. La sua produzione saggistica è di 15 volumi finora ed è iniziata nel 2007, che è l'anno in cui l'Ndrangheta diventa un argomento di discussione mondiale dopo gli eccidi di Duisburgo. Prima di allora c'erano stati due omicidi eccellenti, quello di Ligato nel 1989 e quello di Francesco Fortugno nel 2005. Questi testi, che sono spesso scritti con Antonio Nicaso, scrittore, studioso e consulente di governi. Il primo libro che viene pubblicato è con Aliberti, 'Ndrangheta, le radici dell'odio, che parla proprio dell'origine, della visione contraria allo Stato da parte delle consorterie criminali. Sempre di questo anno è Il grande inganno, i falsi valori della 'Ndrangheta, scritto con un pedagogista, con Michele Borrelli, ed edito da Pellegrini. Ed è di quest'anno il libro più importante, quello che fa diventare Nicola Gratteri noto su questo, da questo punto di vista a livello nazionale. Fratelli di sangue, edito da Pellegrini, con centinaia e centinaia di nomi e cognomi, perché descrive la pervasività che ha raggiunto la 'Ndrangheta all'interno della nostra regione e del nostro paese. È un libro che ha un successo tale che viene ripubblicato 2 anni dopo, cosa rara e inconsueta, da una casa editrice nazionale, la più importante casa editrice nazionale, da Mondadori. Nel 2009, quindi, questo libro diventa un best seller. Sempre nel 2009, con Valerio Giardina, che allora era comandante dei Rosso, scrive Cosenza, 'Ndrine, sangue e coltelli, affrontando proprio la presenza della 'Ndrangheta in una zona dove si pensava che non fosse così, così presente. Del 2010 è un grande successo editoriale, La mala pianta, che è diventata un modo di dire all'interno del nostro paese per descrivere la criminalità organizzata. Nel 2011 due testi sempre per Mondadori, divulgativi. Il primo è La mafia fa schifo, lettere di ragazzi di un paese che non si rassegna, e il secondo, che affronta il tema della riforma della giustizia, che la giustizia è una cosa seria. Nel 2012 il Dire e non dire, i 10 comandamenti della 'Ndrangheta nelle parole degli affiliati. Quindi affrontando il tema fondamentale dell'importanza delle parole e degli atteggiamenti all'interno dell'universo dei codici mafiosi. Del 2013 un altro libro che ha fatto molto discutere, Acqua Santissima, la Chiesa e la 'Ndrangheta, storie di potere, silenzi e assoluzione, dove tocca un tema caldo, urticante, ma che va necessariamente definito per estirpare appunto la malapianta. Del 2014 ritorna di nuovo sul significato e l'importanza delle parole, Male lingue, scritto con 2 importanti linguisti dell'Università della Calabria, John Tramper e Marta Maddalon. Del 2015 un altro bestseller, Oro bianco, storia di uomini, traffici e denaro dell'impero della cocaina, come la 'Ndrangheta attraverso lo smercio della droga, diventando un produttore di servizi globale, è riuscita ad accumulare delle risorse finanziarie che piegano l'economia, ma anche a volte la democrazia. Nel 2016 un altro tema decisivo, padrini e padroni, come la 'Ndrangheta è diventata classe dirigente, affrontando proprio il tema della rappresentanza. Cioè, se noi pensiamo a come vengono individuate in democrazia le classi dirigenti e come vengono individuate mentre nelle organizzazioni criminali, vediamo che lo scontro diventa veramente molto duro. Nel 2016
e 17, un libro che affronta, pubblicato tra l'altro dalla Rai Eri, il tema delle fiction, del racconto televisivo che viene fatto dalla criminalità organizzata, e l'inganno della mafia, quando i criminali diventano eroi. L'ultimo libro, per ora, è Fiumi d'oro, come l'Andrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia globale, facendola diventare proprio i padroni della crisi. E questo libro, 4 giorni fa, a Caccuri, ha vinto l'ottava edizione di questo premio, e di fronte a Ferruccio De Bortoli, che presentava Poteri forti o quasi, e Tiziana Ferrario, Orgoglio e pregiudizio, il risveglio delle donne nell'era di Trump. Ecco, questi libri, ai quali credo che sta per fine mese, fine anno, ne uscirà penso un altro, e rappresentano l'approfondimento anche scientifico, culturale, divulgativo del tema della criminalità organizzata. Quindi stasera abbiamo con noi non un simbolo, non una metafora, ma un testimone, Nicola Gratteri, un magistrato al quale ogni italiano deve qualcosa. Signor procuratore, come siamo messi in questo momento in Calabria nella lotta contro la criminalità organizzata? Ma moderatamente bene, nel senso che dopo poco più di 2 anni di mia permanenza alla procura di Catanzaro, penso che il mio ufficio ha fatto passi avanti, e perché ci siamo attrezzati, stiamo completando il lavoro di ricostruzione di un ufficio, in particolare con riferimento al contrasto all'Andrangheta, perché noi come distretto di Catanzaro siamo competenti per 4 province, quindi 3/4 della Calabria, 1,5 milioni di abitanti. È un territorio vastissimo, enorme, sterminato. E allora abbiamo incominciato a costruire l'ufficio dall'interno, soprattutto dal punto di vista psicologico. Abbiamo costruito, abbiamo convinto i colleghi che dovevamo avere un altro approccio, cambiare mentalità, essere più consapevoli delle proprie forze, delle proprie capacità. E quindi ho fatto una costruzione sul piano psicologico. Questa è servita, è stata importante al punto che i colleghi da tempo arrivano in ufficio entro le 8:30, entro le 8:20 ci sono tutti, e lavorano fino a sera, anche di sabato e certe volte anche di domenica, cosa rara negli uffici italiani. C'è tanto di quell'entusiasmo oggi che noi, mentre prima Catanzaro era una delle sedi da scartare nella scelta delle sedi dei MOT, e oggi, l'altro giorno, il 24 luglio, una collega, una giovane MOT ha scelto su 360 posti sedi, e lei era 89esima e ha scelto Catanzaro. Questo è importante, perché questo, tu da qui misuri il grado di credibilità di un ufficio. Il grado di credibilità che non è nato così, perché io per arrivare a questo target di oggi, io calcolo che ogni settimana sono stato e sono a Roma, al Comando Generale dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, dal Capo della Polizia, dal Ministro della Giustizia, dai Capi di Gabinetto, dai Direttori Generali, per spiegare un progetto, un'idea. Potevamo anche dire un'utopia di fare una rivoluzione, perché doveva essere prima una rivoluzione mentale, caricare dal punto di vista psicologico i colleghi, il personale, che non erano tutti spenti, tutti pensavano, si trascinavano, molti impiegati pensavano alla pensione, perché quando tu vuoi costruire un qualcosa devi pensare che sono tutti importanti, da quello che fa le fotocopie,
perché devi prestare attenzione, perché se salta un foglio il detenuto viene scarcerato. Quindi una ricostruzione sul piano mentale, poi sul piano materiale. Io ho avuto tutto ciò che ho chiesto. Ho avuto 6 pubblici ministeri in più rispetto a prima, un aggiunto in più. Al tribunale ho chiesto 12 giudici in più di Catanzaro, cose mai viste, mai immaginate. E questo fa parte di un'idea. Tu vai lì e presenti un progetto. Se sei credibile, la gente ti dà. Non è vero che non ti dà. Devi solo essere credibile. Poi, ai vertici delle forze dell'ordine, ho chiesto qualità. Visto che non potevano mandare quantità di polizia giudiziaria, perché purtroppo in noi, non so, una scelta scellerata di decenni passati di bloccare i concorsi. È stata una follia, è stato un grande regalo alle mafie, perché noi abbiamo tutte oggi nelle forze dell'ordine, abbiamo tutta gente anziana, la media è 48 anni, 49 anni, che è assai, è alta per chi fa la polizia giudiziaria, chi fa volante, chi cammina sulle macchine, a 50 anni non può girare 8 ore in macchina, deve fare altro. Io lo faccio, ho 60, lo faccio, però mi assumo io la responsabilità, ma chi fa polizia giudiziaria a 60 anni, a 58 anni, a 57 anni devi fare attività di concetto, non andare in giro a fare volante. E questi sono costretti perché purtroppo sono stati bloccati i concorsi. Ora da un paio di anni hanno sbloccato i concorsi, quindi incomincia ad arrivare l'infa nuova. Nel mentre cosa ho fatto? Nel mentre ho chiesto ai vertici delle forze dell'ordine di mandarmi qualità. Io oggi ho 4 colonnelli di carabinieri nel distretto di Catanzaro e il più basso in graduatoria è 4° a livello nazionale. Cosa mai avuta? Guardie di finanza lo stesso, squadre mobili, 4 squadre mobili, sono 4 dirigenti di squadre mobili, uno più bravo dell'altro. E gli ultimi arrivati, ho 2 questori bravissimi, uno su Crotone e l'altro su Vibo Valentia, e il questore di Vibo Valentia è quello con cui ho fatto indagini sul narcotraffico, la prima indagine dopo la Pizza Connection con gli Stati Uniti, con New York. Quindi sta arrivando qualità, è arrivata qualità, quindi stiamo facendo indagini di qualità. Tu hai visto ad esempio nel circondario di Lamezia Terme, noi in un anno abbiamo arrestato 174 soggetti indagati per associazione di questo mafioso. Su Vibo Valentia ogni mese e mezzo stiamo facendo delle operazioni importanti, ne abbiamo fatte su Crotone, e ne abbiamo fatte anche su Catanzaro. Hai visto l'omicidio Pagliuso, l'uccisione di un avvocato, uno degli avvocati più importanti, più in voga del distretto di Catanzaro, abbiamo risolto l'omicidio. Hai visto la bomba all'Imbadi, sembrava una cosa impossibile, risolta, un omicidio efferato, un gesto con l'autobomba, un messaggio fatto per terrorizzare tutta la provincia di Vibo Valentia, per dire alla polizia giudiziaria, alla magistratura, chi siamo, no? Abbiamo dato risposte, abbiamo arrestato quelli che noi riteniamo essere stati responsabili, non solo i mandanti ma anche gli esecutori. Quindi di risposte ne stiamo dando, perché abbiamo costruito, in 2 anni abbiamo costruito un ufficio, una squadra che sarà migliorata, che dovrà sicuramente migliorare, però siamo già a un buon livello. Questo mi permette di poter dire, stiamo dando delle risposte. Non sono ancora pienamente soddisfatto, perché penso, sento che possiamo fare di più, sia come magistratura che come forza dell'ordine, però siamo sulla strada giusta. Quindi sono leggermente ottimista come risultati. È ovvio che non è questa la soluzione dei problemi, cioè non è con questi sistemi giudiziari che tu sconfiggerai o abbatterai la mafia. Non è questa la strada. Cioè, noi diciamo che con gli strumenti normativi che abbiamo,
con le energie, le forze che abbiamo, stiamo dando risposte enormi, risposte importanti. Certo, se noi avessimo un sistema giudiziario diverso, cioè se, o meglio, se il potere politico avesse voluto o volesse, nel rispetto della Costituzione, creare un sistema giudiziario diverso, è ovvio che noi potremmo dare altre risposte, altro tipo di risposte. Quindi il contrasto alle mafie è principalmente un fatto politico, cioè un fatto normativo. Poi ci sono altri fattori, ma principalmente un fatto politico. Cosa voglio dire un fatto politico? È un fatto perché il potere politico è quello che fa la legge, è il legislatore. Se il legislatore volesse, nel rispetto della Costituzione, creerebbe un sistema giudiziario tale da non essere conveniente delinquere. Perché qui non dobbiamo parlare di morale o di etica. Di morale o di etica parliamo quando dobbiamo fare discorsi di lungo periodo, quando dobbiamo fare progetti di lungo periodo, quando parliamo di scuola, quando parliamo di istruzione e poi di cultura. Ma quella è un'altra storia. Cioè, quello è un progetto di lungo periodo che richiede decenni. Cioè, la formazione e la costruzione di una coscienza o di una società parti con un progetto, i risultati, i frutti li vedi fra 10 anni, fra 15 anni. No. Fra 10 anni, fra 15 anni. Invece, se noi parliamo di contrasto alle mafie, puoi fare un progetto di breve e medio periodo, cioè tu sotto i 10 anni, immagina 7-8 anni di contrasto serio alle mafie, tu li abbatti in modo significativo, però per farlo hai bisogno di un sistema giudiziario forte, e un sistema giudiziario forte lo puoi fare se hai un potere politico forte, cioè per fare modifiche, se vogliamo anche impopolari, tu devi avere maggioranze forti, cioè tu devi avere grandi statisti, quasi visionari, gente che non ha paura, che non ha il senso del limite. Che non vive pensando che l'anno prossimo ci sono le elezioni. Cioè, il più grande problema della politica qual è? Che siccome mediamente ogni anno e mezzo ci sono le elezioni, o comunali, o regionali, o nazionali, o europee, e quindi andiamo avanti, e quindi si fanno progetti di breve respiro, perché poi tu tra un anno devi dare risposte. In campagna elettorale devi andare a dire quello che stai facendo, che hai fatto, e quindi facendo progetti di breve periodo sono quasi a singhiozzo, no? E un grande statista ti fa, ha una visione, ti fa un progetto a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, e lì si distingue lo statista dal politico. Per fare questo ovviamente ci vogliono maggioranze, ci vuole coraggio, ma ci vuole anche una struttura, ci vuole una grande cultura. E la cultura non si vende alla standa, non si vende al supermercato, la cultura è il risultato di studi di una vita. E quindi se tu sei colto, se tu sei preparato, se tu hai studiato, ti vengono delle idee, delle strategie, delle visioni. Pensando ai grandi studiosi e pensatori della storia, cioè, perché poi cosa succede? Si confonde, cioè uno si attacca a internet, vuoi sapere una cosa, internet ti dà la risposta, e tutti pensano di essere istruiti, di essere colti, e non capendo che riescono a sapere e conoscere non più di 300-400 vocaboli mediamente, e questa non è cultura e non è nemmeno istruzione, è informazione. Quindi siamo informati ma non siamo istruiti, perché non conoscendo la grammatica italiana, quando scriviamo facciamo errori di grammatica,
Quindi questa è l'istruzione. E l'istruzione serve per capire quello che si legge, quello che capire che gli altri dicono, gli altri non al bar dello sport, con tutto il rispetto per il bar dello sport, ma quelli che dicono i grandi pensatori, quelli che hanno scritto i grandi pensatori. E quindi poi quella è la cultura. Quindi ci vuole prima l'istruzione, poi la cultura, per farsi un'idea, per avere un'idea di quello che gli altri ti dicono, ti stanno dicendo o non ti vogliono dire. Perché l'istruzione e poi la cultura ti serve per capire quello che hai di fronte, quello che non ti sta dicendo o se ti sta dicendo bugie. Quando dico ai ragazzi delle scuole studiate, studiate per capire il mondo degli adulti, per non essere fregati dagli adulti. Ma se non c'è questo processo, questi step, se in una scuola c'è un insegnante che non conosce la lingua italiana e insegna italiano, è una rovina, rovina generazione. E se non c'è il liceo scientifico, c'è una professoressa che insegna matematica e non conosce la matematica, è rovinato quel ragazzo. E allora, se andiamo a parlare del lungo periodo, dobbiamo parlare di istruzione, quindi dobbiamo parlare di scuola, dobbiamo parlare di investimenti. Sinora la storia ci ha insegnato che non si è investito in istruzione. Se uno volesse pensare male, direbbe che un popolo istruito è un popolo che pensa. E un popolo che pensa non ride davanti alle barzellette, ma si arrabbia. E se si arrabbia protesta, contesta. E se protesta e contesta è pericoloso per chi ha il potere in quel momento. Quindi io non sto facendo un discorso né di destra né di sinistra. E allora alla scuola non si è pensato tanto se studi indipendenti inseriscono il target, il livello delle scuole italiane tra gli ultimi posti in Europa. E io in parte questo lo vedo, questo lo noto, quando ad esempio vado all'estero, quando ad esempio vado a Bruxelles, io vedo nei corridoi a Bruxelles, al Parlamento europeo, giovani, trentenni, trentacinquenni dell'est Europa che si muovono come le cavallette, sono al loro agio, parlano più lingue e riescono ad investire, a spendere, intanto a ottenere milioni di euro e a spendere milioni di euro della Comunità Europea. Vi dico una cosa banale. Vi ricordate anni fa quanti polacchi c'erano in Italia? Pensateci, oggi non ci sono più polacchi in Italia. Per quale motivo? Perché oggi si sta meglio in Polonia che in Italia. E 25 anni fa in Polonia mangiavano a mezzogiorno patate e broccoli e la sera broccoli e patate. Oggi in Polonia ci sono aeroporti nuovi, strade nuove, università nuove, scuole nuove. D'accordo? Ma questa è l'Est Europa, questa è la Polonia. In Italia, alcune regioni d'Italia, non voglio polemizzare, voglio essere buono stasera, non spendono il 95% dei fondi comunitari. Chiedetevi perché. Il 95% dei fondi comunitari tornano indietro perché non si riesce a spendere, perché non si è capaci o non si vuole o non si è in grado, comunque il risultato è che non ci sono progetti, quindi questi soldi tornano indietro. Vi sembra una cosa normale? Vi sembra un qualcosa di accettabile nel 2018? Eppure accade. Accade ed è questo che accade ed è acqua fresca. Perché dico acqua fresca? Perché nessuno si arrabbia. Perché c'è l'assuefazione a queste cose. Ci si assuefa anche a questo.
Quando dicono, ad esempio, quando parlano dei meridionali o dei calabresi in genere, no? Dicono che i calabresi sono violenti. Dico no, assolutamente, vi sbagliate. I calabresi sono buoni e miti. E i calabresi non sono violenti perché? E fino a qualche anno fa facevo l'esempio della Salerno-Reggio Calabria. Fino a 2 anni fa ogni anno scendeva da Roma un ingegnere, non mi ricordo il nome, che annunciava ogni anno che a dicembre di quell'anno sarebbe stata aperta l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, sarebbe stata completata. Ma questo guardate che è successo almeno per 5-6 anni di fila. In qualsiasi altra parte d'Italia, ma minimo gli avrebbero tirato uova e pomodori addosso. Non è mai successo nulla, è sceso, è stato accolto in modo trionfante e poi se n'è andato perché ci aveva dato questa bella notizia, che a dicembre di quell'anno avrebbe completato l'università, l'autostrada. L'autostrada ancora non è completa, perché ci sono complessivamente quasi 40 chilometri nella zona sotto Cosenza e qui verso vicino Vibo Valenzi Sant'Onofre che non è completata, è stato migliorato il guardarail eccetera, però l'autostrada non è stata resa a 2 corsie più quella di emergenza come nel resto della Salerno-Reggio Calabria. E vedi come ci portano lontano queste chiacchierate, e il potere politico sinora ti ha detto che non vuole una scuola al passo con i tempi, una scuola che possa essere competitiva con le migliori scuole d'Europa, perché tu vedi che purtroppo noi siamo agli ultimi posti su tutto. Però questo non vuol dire che noi siamo gli ultimi, perché noi abbiamo delle cose, abbiamo una cosa che gli altri popoli, che gli altri, le altre nazioni non hanno. Gli italiani hanno una cosa che gli altri non hanno. Noi ancora, senza renderci conto, stiamo usufruendo, stiamo campando di reddita. Perché noi abbiamo avuto il risorgimento. Nell'est Europa oggi stanno avendo il risorgimento. Nell'est Europa si stanno vivendo il loro risorgimento. Noi lo abbiamo avuto, un risorgimento pieno di fasti, di bellezza. Noi abbiamo una cosa che gli altri non hanno, noi abbiamo il gusto che altri popoli non hanno. E il gusto non si compra, il gusto si ha dentro. Il gusto è il risultato di secoli di cultura, di secoli di civiltà. A me è capitato per lavoro di girare il mondo. Sono stato in tutti i paesi d'Europa, delle Americhe, nord, centro e sud. E vi posso dire che le persone più eleganti sono gli italiani. Ma l'eleganza non vuol dire uguale soldi, no? Anche i poveri, quelli che vestono alle bancarelle, sono in grado di abbinare i colori. Cioè con naturalezza. Cioè sono fini. Se voi andate, gli italiani sono più eleganti dei francesi e non c'entrano i soldi, è il gusto. Il gusto è il risultato di secoli di cultura. Se voi vedete una macchina bella straniera, quella macchina o l'ha disegnato un italiano oppure è uno straniero che è stato al Politecnico di Torino, di Milano, che è stato in un'accademia, che è stato comunque in un istituto italiano, si è nutrito della cultura italiana. Tutti i marchi, anche francesi, di moda, di vestiti, sono i disegnatori sono italiani. Voi avete visto i vestiti di Greco? Non li avete visti i vestiti di Greco? Perché sono bellissimi. Li hanno visti ieri stesso.
L'hanno visto ieri sera e però non mi ha invitato. Vabbè. Quindi potremmo partire da qui. Potremmo partire dalla bellezza, dal gusto. Perché in fondo è questo il Made in Italy. Quello che gli altri non possono copiare. Loro possono avere i soldi, possono costruire i bulloni più precisi dei nostri, ma il design è italiano. Le cose belle sono italiane. Gli stranieri impazziscono per le cose italiane. E allora non buttiamoci a terra e partiamo da qui. Partiamo da qui, però allo stesso tempo dobbiamo riprendere, far ritornare la scuola una cosa seria. Far ritornare la scuola una cosa seria. Ritornare nell'università a bocciare. Perché non è possibile, dare soldi all'università in base al numero degli iscritti? Perché è una logica perversa. Perché oggi capita che il 30 di oggi corrisponde al 27 di 20 anni fa. Il 18 di oggi, il 20 di oggi era una bocciatura di 20 anni fa. E allora noi continuiamo, quindi abbiamo trasformato le università in laurifici. E questo non è possibile, e questo non lo possiamo fare, perché altrimenti non usciamo da questo tunnel, altrimenti continuano a noi non servono questi, i laureati che non sanno parlare la lingua italiana, laureati che fanno errori di grammatica, anche in sede di sedute di laurea, fanno errori di grammatica, non è possibile, è una vergogna. Allora dobbiamo fare le selezioni. Far capire alla gente che la laurea è una cosa seria e che non è un parcheggio per nessuno. Io ad esempio faccio una materia che non esiste, insegno una materia che non esiste, si chiama economia della criminalità, spiego i modi di arricchimento delle mafie. Però alla prima lezione, ma tu perché come hai creato un imbuto qua, non li potevi più far venire un po' più, guarda che hai fatto, povero. Gabrielli, ho capito. La prima lezione, il primo incontro che faccio con gli studenti, sapete che faccio? Esattamente il contrario di quello che dovrei fare. Cioè io come insegnante, naturalmente ovviamente io insegno gratuitamente, non è che mi pago, noi dici grazie a tutti questi incarichi, quanti soldi guadagni? Tutto gratis. Ci rimetto anche il tempo, viaggio, eccetera, anche nella, in tutte le cose mie. Allora, il primo giorno di lezione scoraggio i ragazzi a stare all'università. Perché? Guardate che ragionamento gli faccio. Faccio ad esempio l'ultimo esempio del concorso per assistente giudiziario. Finalmente, dopo 15 anni, il Ministro della Giustizia ha deciso di fare un concorso per assistente giudiziario. Era un concorso che 20 anni fa bastava la terza media. Un concorso per 3.500 posti. I primi 860 posti lo hanno vinto laureati con 110 e lode. Un posto che 20 anni fa bastava la terza media. Quest'anno 110 lode. Allora dico ai ragazzi, quando voi a maggio, giugno, luglio venite a fare esami e oltre il 18-20 non andate, lasciate subito l'università. L'università non fa per voi, perché sarete destinati ad essere le persone tristi, depresse, dei falliti, degli emarginati. E quindi vi laureate con 4-5 anni di ritardo, non serve assolutamente a nulla, siete già fuori mercato. Quindi quella laurea dal punto di vista psicologico sarà la vostra tomba. Quindi lasciate subito l'università, o è sbagliata la facoltà oppure voi non avete l'attitudine allo studio. E quindi imparate subito un mestiere. Perché ci sono tanti mestieri che consentono un guadagno e una vita decorosa, non per forza di cose dobbiamo essere tutti laureati.
E allora, ad esempio, un'università che io consiglio è la facoltà di agraria, è la facoltà di, per il, l'università, c'è cioè un'università per il turismo, imparare a gestire bene un albergo, un'attività ricettiva, una bella azienda agricola, vi crea l'indipendenza economica, un bel agriturismo, però l'agricoltura fatta in modo intelligente. Perché quando gli dico sicuramente tuo padre avrà ereditato da tuo nonno 2 ettari di terra, 3 ettari di terra. Ah, professore, allora che mi dici che devo andare a zappare? Non ti sto dicendo di andare a zappare, ti sto dicendo che puoi coltivare, puoi fare una serra, anche con pannelli solari, puoi fare una serra, produrre primizie, perché noi, guardate che clima, i nostri prodotti maturano 20 giorni prima rispetto alla Campania, rispetto al Lazio. Sapete cosa vuol dire sul mercato da Roma in su portare primizie 20 giorni prima? Lì si guadagna, sulle primizie si guadagna. Il problema è come farle arrivare questi prodotti a Roma, perché costano, no? Perché non, voi dite che se prenotate un aereo Roma, la Mezzia Roma, se lo prenotate 48 ore prima costa 390 euro ed è una vergogna. Se ci mettete altri 50 euro fate Roma-New York, andate e ritorno. E questo, questo non è compito nostro, è compito della politica capire queste speculazioni, che si chiamano speculazione, non si chiama costo di un biglietto. Si chiama speculazione perché hai un sistema di monopolio, hai un solo aeroporto e quindi si chiama speculazione. La Freccia Rossa si è fermata a Eboli, no, a Salerno, la Cristo era che si era fermata a Eboli, la Freccia Rossa si è fermata a Salerno. E quindi abbiamo questi gap. Però noi non dobbiamo fare la vittima, non dobbiamo recitare, ma non stiamo parlando di giustizia, non stiamo parlando di questo. Va bene, non importa, siamo tra noi. Però vi interessa forse queste cose, no? Però noi non dobbiamo fare le vittime. Io mi arrabbio quando i meridionali, quando i calabresi piangono addosso. Anche se qualcuno ci ha usato, anche se qualcuno ci ha fregato, deve scattare in noi l'orgoglio. L'orgoglio. Non dobbiamo mai abbatterci. Reagire con dignità, con decoro e risollevarci e dare risposte. Dobbiamo avere la dignità dell'appartenenza, l'orgoglio e l'appartenenza e finirla di pensarla, di pensare in modo assistenziale. Dobbiamo finire di pensare che lo Stato, che gli enti siano una vacca da mungere. Perché ci facciamo solo male, perché l'assistenzialismo non crea indipendenza, l'assistenzialismo ci rende schiavi, l'assistenzialismo ci rende sudditi del potere, sudditi di chi crea la norma per l'assistenzialismo. Non è una libertà, non è un arricchimento. L'assistenzialismo ci rende sudditi, noi non vogliamo assistenzialismo, noi vogliamo infrastrutture, noi vogliamo cose che servono alla collettività, noi vogliamo cose che servono per consentire di esprimere la nostra intelligenza, intelligenza, le nostre capacità e le nostre attitudini. Non vogliamo assistenzialismo, l'assistenzialismo rende schiavi. Fai domande che sennò qua chissà dove andiamo a finire. Allora. Lei è stato coordinatore della Commissione Nazionale per la Riforma della Giustizia. Quali sono stati i punti determinanti di questa proposta? Allora, per chi non era presente, devo fare un passo indietro. Cioè, io ho accettato di fare questa commissione nel luglio del 2014,
ho accettato perché ho potuto scegliere i componenti della commissione, che erano professori universitari, colleghi magistrati, avvocati. Io ho pensato, e poi ovviamente un'altra condizione che ho posto era quella di farla in modo gratuito, perché quando si fanno in modo gratuito uno ha ulteriormente le mani libere, perché se tu ti fai pagare, hai un incarico, devi farlo in base al committente, e noi non ci siamo pagati nemmeno i biglietti aerei per andare a Roma. Allora, i primi lavori di questa commissione, l'idea di questa commissione era quella di fare delle modifiche di superficie, fare un macchiage, fare piccole cose per far funzionare la giustizia, per accelerare il processo, informatizzare il processo. Ho detto, facciamo delle piccole modifiche, vediamo l'effetto che fa. Se queste modifiche, se queste riforme hanno successo, vengono accolte, vengono approvate, allora chiediamo un'altra commissione, un'altra proroga e andiamo in profondità e facciamo delle riforme radicali e rivoluzionarie, perché ovviamente io nella testa ho una guerra di modifiche, di riforme che vorrei fare, che penso possano essere utili per abbattere le mafie dell'80%. Però le guerre si possono fare quando tu hai le armi per farle, altrimenti è meglio non iniziarle, no? Allora abbiamo iniziato queste riforme di superficie, abbiamo modificato molti articoli del codice penale, del codice processuale penale, l'ordinamento penitenziario. Secondo me abbiamo modificato quasi più di 200 articoli sicuramente. Di questi oltre 200 articoli è passato uno solo. Uno. Il processo a distanza. Glielo racconto. Allora, il processo a distanza consiste in questo: il detenuto alta sicurezza è detenuto al carcere di, ad esempio, di Tolmezzo, di Milano Opera. Il processo si deve fare a Catania. Allora, quando si fa il processo a Catania, il detenuto da Milano Opera, con un furgone blindato e 5 uomini, lo porta all'aeroporto di Linate. Da Linate scende a Catania, immaginate dove non c'è il volo diretto. Poi c'è un altro furgone a Catania e lo portano al carcere di Bicocca. Poi la mattina dopo dal carcere di Bicocca va a Piazza Verga, al tribunale di Catania. Pensate che ogni giorno su 44.000 uomini della polizia penitenziaria sono 10.000 in giro per l'Italia che fanno traduzioni e trasferimenti. Quindi su 44.000 uomini della polizia penitenziaria noi 10.000 li sottraiamo per andare a fare traduzioni e trasferimenti, li sottraiamo al trattamento detentivo. E perché a proposito del sovraffollamento, poi se volete ne parliamo, le carceri sono sovraffollate non perché tutte le carceri, le celle sono piene, ma perché molte sezioni vengono chiuse per mancanza di personale. Allora, cosa succede? Noi abbiamo detto, noi abbiamo pensato a questo tipo di riforma. Con questa traduzione ogni tanto qualcuno può evadere, quando il detenuto sta nella gabbia al tribunale di Catania può mandare gli auguri di Pasqua, gli auguri di Natale o anche qualche ambasciata, no? Di estorsione, un messaggio di morte, può fare tante cose. E poi tutti questi traduzioni e trasferimenti costano 70 milioni di euro l'anno. Voi immaginate quanti concorsi possono fare di assistenti giudiziari, cancellieri, polizia penitenziaria, 70 milioni di euro su assai. Allora noi abbiamo previsto la videoconferenza, cioè il detenuto sta a Tolmezzo e si collega in udienza con la videoconferenza.
In questo modo, quindi a qualsiasi titolo deve essere sentito il detenuto, sia che deve essere sentito come indagato, come imputato, come testimone di reato connesso, anche se si deve separare con la moglie. Lui sta a Tolmezzo e la moglie a Catania, in videoconferenza si separa. L'avvocato, mettete un avvocato del foro di Catanzaro, di Palmi, c'è un processo a Milano. Lui deve fare una sola domanda al pentito, al collaboratore di giustizia. Ha due opzioni: uno, prende l'aereo da Lamezia per andare a Milano, poi mangiare lì, o magari perde la coincidenza, perde l'aereo e deve dormire, oppure delega un collega per fargli la domanda. Noi abbiamo previsto che l'avvocato si può collegare dal suo studio e fa la domanda al testimone, al collaboratore di giustizia, all'imputato, la fa in videoconferenza e si collega, e mentre lui è in studio e si collega in videoconferenza sull'altro computer può anche fare una ricerca della Cassazione, può anche prepararsi sulle eccezioni, può anche fare altre cose nelle pause in cui il tribunale è in camera di consiglio, no? Guarda quante utilità. Ebbene, è passato solo questo articolo. Gli avvocati hanno fatto 5 giorni di sciopero solo per questo articolo. Immaginate se passavano 30, 40, si paralizzava l'Italia per un anno. Ad esempio, un'altra cosa che avevamo pensato. Voi avete sentito parlare anche quest'inverno molto di prescrizione, no? E si discute se la prescrizione deve decorrere con la richiesta di rinvio a giudizio, col decreto che si pone in giudizio, con la sentenza di primo grado, e si passano mesi nelle università, si dibattiti, convegni, in Parlamento, si ammazzano su queste cose. Però nessuno si pone la domanda, o meglio, io sono allenato a ragionare in modo diverso. Io mi rifiuto di parlare, di discutere se la prescrizione deve decorrere con l'avviso fine indagine, con la richiesta di giudizio, col decreto che dispone il giudizio. Io mi domando per quale motivo il fascicolo resta fermo 5 anni nell'armadio del pubblico ministero, per quale motivo il fascicolo resta fermo nell'armadio del tribunale 2-3 anni. Per quale motivo il sistema, la macchina giudiziaria italiana consente solo di celebrare i processi con detenuti e gli altri processi si infilano quando c'è un piccolo spazio? E allora, qual è il motivo, uno dei motivi principali per cui i processi si prescrivono? Qual è? È i tempi del dibattimento. Facciamo un esempio. Questo è un tribunale, siamo in 3. Per un processo noi già abbiamo sentito 40 testimoni. Nel frattempo questi testimoni, quasi tutti polizia giudiziaria, viene trasferita a 500, a 1000 km di distanza rispetto a dove ha lavorato e dove ha fatto le indagini. A un certo punto lui viene trasferito a Torino, lui prende il posto, il processo, siccome l'avvocato non dà il consenso, il 99,9%, se no dicono che generalizza, non dà il consenso, quindi il processo ricomincia da capo e i 40 testimoni devono tornare in udienza per dire le stesse cose. Soprattutto quando è che non dà il consenso l'avvocato? Quando sa che il suo cliente ha commesso il reato, quando ci sono alte probabilità che il cliente venga condannato. Perché se l'avvocato sa che il cliente è innocente e che non si raggiunge la prova, invece insiste con istanze per anticipare le udienze, per fare rinvii brevi. Allora, cosa abbiamo pensato noi in questa commissione? Di fare
di videoregistrare il test, cioè mentre il test parla, una bella telecamera ad alta risoluzione per vedere se lui, in base alle domande, se lui suda, diventa rosso, se si agita, come tiene le gambe, come tiene le mani, facciamo la videoregistrazione. Il magistrato che lo ha sostituito, il nuovo magistrato, andrà e vedrà i video dei testi che abbiamo già sentito in sua assenza. Se deve fare domande nuove, inedite, facciamo ritornare il test, altrimenti il processo va avanti. E in questo modo noi abbiamo abbattuto i tempi, anche di 2 anni, e non abbiamo buttato soldi, perché sono perdite di tempo. Che non dovete pensare, dovete pensare a tutta questa gente che viene, dobbiamo pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio. Lo stipendio dei magistrati, lo stipendio dei cancellieri, lo stipendio di tutta la macchina, dall'aria condizionata, il riscaldamento di quella stanza, queste sono spese, questi sono i soldi delle nostre tasse, non è che sono gratis tutte queste cose. Allora pensiamo anche a questo aspetto, la giustizia, la garanzia, ci mancherebbe, però noi non possiamo continuare a ragionare a penne e calamaio. Noi dobbiamo incominciare a pensare che, siccome ci piace l'informatica, applichiamola anche al processo. Siamo nel 2018, e prima c'era il carretto, c'era il calesse, c'era la corriera, non c'erano le macchine, e per questo ogni 30 km c'era una pretura e ogni 50 km c'era un tribunale. Ora non c'è bisogno. E quindi dobbiamo incominciare a pensare a razionalizzare le spese, non ci possiamo permettere il lusso, né possiamo continuare a pensare di vivere con l'indotto degli uffici pubblici, perché quella non è produzione, noi non dobbiamo cercare di che gli uffici pubblici costino meno possibile, i servizi ci costino meno possibile, che sono tasse nostre, noi dobbiamo creare attività produttive. Non possiamo vivere e campare con l'indotto degli uffici pubblici, se no non ne usciamo mai da sta cappa, non usciamo mai da questa mentalità assistenziale. Che volete? Volete che continuo su queste cose? Altre domande? Le lezioni che si tengono durante l'università d'estate vengono registrate e poi vengono anche trasmesse su Radio Radicale. Radio Radicale ha telefonato qualche giorno fa, sapendo che c'erano queste lezioni, e domandava se il giudice Gratteri avrebbe parlato o meno delle carceri. Sì, e poi, anche se sempre su questo tema, se cortesemente ci spiega la sua posizione sulla droga. Possiamo fare un master su queste cose. Allora, volete parliamo prima delle carceri? Benissimo. Allora, purtroppo quando le carceri sono sovraffollate, quando c'è il rischio che paghiamo delle multe da parte della Comunità Europea, si creano delle norme per far uscire dal carcere qualche migliaio di persone, per evitare di pagare queste multe. E si parla, a mio parere, di impropriamente di emergenza carceri, perché non esiste il termine emergenza è sbagliato ed è improprio, perché è da decenni, è da sempre che le carceri sono affollate, che le carceri sono affollate, quindi non è un'emergenza, è uno stato cronico. E perché non si è voluto, non si è saputo investire nelle carceri. Allora, la cosa più veloce per risolvere il problema del sovraffollamento è quello di costruire nuove carceri. Allora si parla di 4 anni, 5 anni per costruire un carcere, non è vero, perché in 6 mesi tu puoi costruire un carcere con i prefabbricati. Come se dovessi costruire, tutte le carceri nuove sono costruite con prefabbricati, con pannelli in cemento armato. Fai un progetto solo, costruisci 5 carceri da 5.000 posti, 4 carceri da 5.000 posti e risolti il problema.
non è, infatti anni fa ricordo, mi pare che il ministro della giustizia era Alfano ed è intervenuto addirittura anche l'allora Presidente della Repubblica che ha fatto rimuovere o ha rimosso un ingegnere, un architetto perché era lento su questo progetto, poi non se ne è parlato più, nessuno ne parla, nemmeno Radio Radicale, che è attenta ai temi del carcere, sarebbe interessante che andasse a vedere che fine ha fatto quel progetto di nuove carceri, perché la seguo Radio Radicale, la mattina mentre viaggio in macchina, mentre vado al lavoro, sento la lettura dei giornali di Radio Radicale. Allora, però questo non basta, perché possiamo dire che prevalentemente le carceri sono dei contenitori, non si fa trattamento perché non c'è polizia penitenziaria, non è sufficiente, non ci sono educatori sufficienti, non ci sono i soldi per fare trattamento, ma io vado oltre. Quindi intanto il sovraffollamento lo risolvi, vogliamo dire, se ci pensi oggi, entro il 2019 hai costruito 4 carceri da 5.000 posti ciascuno, e non è il problema dei soldi, perché se tu vuoi perderesti un mese, non ti basterebbe per contare in Italia le opere inutili e le incompiute. Quindi non parliamo che i soldi dipende uno come li vuole spendere. Allora, vediamo cosa penso io, come vedrei io un po' di trattamento e un po' di recupero del detenuto. Io, quando ho la possibilità, oltre ad andare nei licei, oltre ad andare nelle università, vado a trovare i tossicodipendenti, vado nelle carceri, perché sono anche nelle carceri i tossicodipendenti, ma non sono in detenuti perché... tossicodipendenti, perché vendevano le dosi, ma perché hanno fatto altri tipi di reati molto più gravi. Allora andiamo in un centro per tossicodipendenti. Cosa si fa in un centro per tossicodipendenti? Come si tratta, come si cura un tossicodipendente? Intanto ogni 6 persone che entrano in un comitato terapeutico ce la fanno solo in 4, e dopo aver lavorato dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico per 4-5 anni. È una cosa durissima, non è una passeggiata uscire dalla droga. Ed allora, cosa fa un tossicodipendente? Quando entra nella comunità lo si fa tornare bambino, gli si resetta il cervello, mentre quando era fuori, sotto l'effetto della droga, era preso di linea di potenza, camminava mezzo metro da terra e decideva alzarsi alle 10, alle 9, al mezzogiorno, uscire alle 2 di notte, faceva quello che voleva. Lì c'è un regime, c'è un sistema, un trattamento. Il bambino deve attraversare la strada, la mamma lo deve accompagnare. Il tossicodipendente, quando inizia il trattamento, non è in grado di decidere quello che deve fare, non può decidere. E allora, voi immaginate un cocainomane che si tira 2 grammi di cocaina al giorno, no? Entra là dentro e gli danno 10 sigarette al giorno, impazzisce, 10 sigarette al giorno. E quelle 10 sigarette se li fuma in mezz'ora, quando, per la tensione, per lo stress. E allora, la colazione è alle 7, lui arriva alle 7:05, gli tolgono 2 sigarette, lui va ai pazzi, gli tolgono 2 sigarette, però quello serve a incominciare ad inquadrarlo, a farlo crescere. La mattina dopo, lui alle 7:05 è seduto per la colazione, perché sa che se no gli tolgono 2 sigarette. E cosa fa durante il giorno il tossicodipendente nel centro? Fa 8 ore di lavoro, lavora fisicamente, con lo strofinaccio pulisce i pavimenti, zappa la terra, lava, accudisce
i cavalli, i maiali, il compito che gli si dà, ma per 8 ore di seguito lavorando, non è che si ferma a fumarsi la sigaretta, si lavora. E poi fa 1 ora o 2 di psicoterapia singolo di gruppo. Quindi è molto duro il lavoro, uno che non è abituato a fare niente dalla mattina alla sera, a godersi la vita, a dover lavorare in modo duro. Se resiste, se accetta, se nelle sedute toglie tutto quello che ha dentro, riesce a risolvere tutti i suoi problemi, perché ci sono gli educatori, i psicologi, quindi sono ben organizzati questi centri per tossicodipendenti. Se riesce dopo 4-5 anni, esce e riprende la vita. E naturalmente non è che all'improvviso esce, piano piano gli si fa assaggiare libertà, gli si danno dei compiti, gli fa guidare il pulmino, vai a fare la spesa in quel coso e poi torna, prima va da solo, prima va in compagnia, poi va da solo. Pian piano lo si responsabilizza. Ed allora, se il tossicodipendente per rientrare nella vita normale di relazione deve fare questo percorso di lavoro fisico e di sedute, perché non lo possiamo fare per i detenuti? Perché non proviamo anche per i detenuti? Perché il detenuto deve stare 8 ore davanti al televisore? E quando io dico le carceri sono dei contenitori, come possiamo sperare che il detenuto che è stato per 10 anni senza fare nulla in carcere, una volta uscito, non ritorna a delinquere? Sarà un predestinato a delinquere nuovamente, perché nel corso di questi anni si è fatto poco o niente per il suo reinserimento. E allora, in Italia ci sono mediamente 60-62 mila detenuti, che possono lavorare, ci sono almeno 50.000. Però se noi diciamo i detenuti devono lavorare, punto, noi dovremmo pagare 50.000 detenuti e non abbiamo i soldi per pagare 50.000 detenuti. Però per quello che a noi serve, è un progetto, è una proposta, è un'idea, non è che io sicuramente sbaglierò, però se noi scriviamo ai fini della rieducazione del condannato, il detenuto deve lavorare. Cioè il lavoro come rieducazione del condannato, come terapia. Noi, in questo modo, dovremmo solo assicurarlo e potremmo fargli fare dei lavori materiali, pulire le fiumare, i torrenti, la spiaggia dopo le mareggiate, i boschi prima dell'estate. Noi avremmo il mare, l'Italia è il paese più pulito al mondo, ma soprattutto, secondo me, potremmo avere un sacco di persone, soprattutto di giovani, e dargli delle chance, delle possibilità di reinserirsi, fargli lavorare, fargli fare silvicoltura, l'allevamento, la crescita dei boschi, cioè andare a coltivare i boschi. In fargli imparare il mestiere in un allevamento, in un'attività agricola, imprenditoriale, e fargli fare dei lavori artigianali, farlo lavorare in attività industriale, negli allevamenti di mucche, di capre, di pecore. Cioè ci sono tante possibilità pian piano di inserirli, però fare una cosa seria, non una cosa strutturata, seria, di recupero, come avviene per i tossicodipendenti. Questo si potrebbe fare, perché altrimenti le carceri sono, purtroppo, sono dei contenitori. E per quanto riguarda cosa penso sulla legge sulla legalizzazione delle droghe, è ovvio, io sono contrario alla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere. E vi spiego perché. Intanto io ogni volta che vado a trovare i tossicodipendenti nelle comunità terapeutiche, questi piangendo mi dicono: procuratore, faccia di tutto per non far approvare questa legge, perché noi siamo partiti tutti con le canne,
Perché attenzione, la marijuana che si vende oggi non è la marijuana di 40 anni fa, quella dei figli dei fiori. Perché oggi è modificata geneticamente la marijuana? E perché deve resistere agli agenti atmosferici, deve crescere di più, deve essere resistente. Non è che poi la marijuana, quella, c'è anche la marijuana che cresce, quella bassa che si coltiva solo con la luce artificiale, che ha una resa inferiore, però viene, si mettono sostanze chimiche per farla crescere più velocemente, per farla crescere prima, al punto che la marijuana, molta della marijuana che si vende oggi ha un THC superiore, ha un principio attivo superiore rispetto a quelli di 40 anni fa. Ma adesso vediamo, facciamo un percorso, vediamo cosa dicono quelli che sono favorevoli alla legalizzazione e andiamo punto per punto. Allora, è stato detto, questo vi sintetizzo quello che hanno detto persone autorevoli, persone colte, persone preparate, istruite, gente importante. Hanno detto, ad esempio, se noi legalizziamo le droghe leggere, allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. Io ho pensato a questa frase, ma non sono riuscito a trovare una soluzione, non mi ha convinto, perché il disegno di legge che ogni tanto torna in Parlamento per essere discusso, in commissione per essere discusso, poi per essere votato, poi torna di nuovo in commissione. Allora, se noi legalizziamo le droghe leggere, allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. Allora, la legge in discussione dice che può essere venduta a chi ha compiuto 18 anni di età e va in farmacia con un certificato medico che attesti la tua tossicodipendenza e ti danno la dose. Bene, voi sapete tutti che la marijuana si consuma nelle scuole medie e nei licei. Allora, se la droga può essere venduta a chi ha 18 anni, tutti quelli che hanno da 10 anni a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, dove vanno a comprarla se non possono andare a comprare in farmacia? Vanno a comprare dalla criminalità organizzata. Quindi, prima affermazione, dal mio punto di vista smontata. Seconda cosa, seconda affermazione di autorevole personalità, se noi legalizziamo le droghe leggere, distogliamo la polizia giudiziaria che anziché perdere tempo appresso a quelli che vanno a vendere marijuana ed hashish e possono impegnarsi, possono essere impegnati, possono occuparsi di cose più importanti. Cosa penso io? Mettiamo il caso in cui questa sia una piazza controllata dalla criminalità organizzata. Chi controlla questa piazza si comporta esattamente come un negoziante di generi alimentari. Nel negozio di generi alimentari cosa si vende? Pane, pasta, olio, aceto, sale. Chi controlla questa piazza e vende droga, vende eroina, cocaina, hashish, ecstasy, marijuana. Mettiamo il caso in cui noi legalizziamo marijuana ed hashish, ci resta eroina, cocaina ed ecstasy. Quindi la piazza viene comunque controllata dal comitato organizzato. Poi cos'altro si dice? Se noi legalizziamo le droghe leggere, lo Stato incassa 4 milioni e mezzo di euro. Bene? Non è il mio. 4 milioni e mezzo di euro. È lo stesso ragionamento che è stato fatto quando c'è stata la legge che ha regolamentato i videogiochi nei bar e nei negozi in genere. Bene, allora ci è stato detto che lo Stato avrebbe incassato 2 milioni e mezzo di euro. Il risultato qual è stato? Che oggi noi abbiamo le comunità terapeutiche piene di malati da gioco, affetti da ludopatia. Noi spesso vediamo dei vecchi davanti ai bar alle 6 di mattina nell'attesa che si apra
la Serranda per andare a giocarsi la prima settimana alla pensione. Poi vanno a casa e rubano come i figli tossicodipendenti. Rubano i soldi, poi rubano i gioielli, poi picchiano la moglie che gli deve dare più soldi, eccetera, eccetera. Quindi nessuno oggi ci dice quanto la ludopatia. Diciamo che lo Stato incasserà 4 milioni e mezzo di euro l'anno, 4 miliardi e mezzo di euro l'anno, scusa. Bene. Poi cos'altro si dice? Si dice dico io raggiungo che è provato dal punto di vista scientifico che l'uso sistematico di marijuana riduce lo spessore della corteccia cerebrale, che è la parte del cervello dove risiede la memoria. E infatti voi spesso spesso voi vedete dei ragazzi alle 10 di mattina che sono intontiti come pugili suonati, perché si sono storditi, perché lo sballo fa perdere anche la percezione dello spazio. Ed infatti ogni tanto vedete in televisione qualche ragazzo che cade dal balcone. Allora la prima cosa che si pensa, qualcuno gli ha fatto uno scherzo per buttarlo dal balcone. Spesso invece, sapete cosa è capitato? È capitato che l'uso di marijuana gli ha fatto perdere la cognizione dello spazio e lui si avvicina al balcone e non si rende conto che il balcone è finito, è arrivato, e lui pensa ancora di poter camminare e quindi cade giù. E questo è accaduto tante volte. Lo scorso anno sono stato in una scuola, in un liceo, e siamo stati invitati io e un senatore della Repubblica. Io ero per la contrario alla legalizzazione, questo senatore della Repubblica era favorevole alla legalizzazione. A un certo punto, c'erano circa 500 ragazzi in una palestra, a un certo punto questo senatore dice che la marijuana non crea dipendenza. Allora lì alla fine c'erano circa una cinquantina di ragazzi che non facevano un tifo da stadio, erano tutti belli incarnati, li vedevo che erano fatti, e quindi erano contenti perché finalmente avevano trovato un adulto, un senatore, insomma, una persona importante che gli dice: state tranquilli, la marijuana non crea dipendenza. E cita un lavoro fatto dall'Università del Colorado. Siccome è stato sfortunato questo senatore, perché io ero stato due pomeriggi prima, ero stato al Senato e ero andato assieme ad un tossicologo a spiegare, a dire per quale motivo eravamo contrari alla legalizzazione di marijuana e hashish, e mi ero portato anche questa relazione dell'Università del Colorado e ce l'avevo in borsa. Allora, quindi lo lascio parlare, quando finisce, dove lui affermava che questa università del Colorado attestava appunto che provocava dipendenza, eccetera, eccetera. Tolgo sta cosa e incomincio a leggerla. Allora, aumento della schizofrenia da adulto del 25%, aumento degli omicidi del 6%, cioè di tutte le persone che avevano commesso un reato e al test erano risultati positivi alla marijuana. E quindi lui era un po' incominciato a balbettare, no? E dice: no, ma non era l'Università del Colorado, era un'altra università. E quale? E non se la ricordava, capito? E allora io mi sono girato dal lato della dirigente scolastica e dico: signora, ma lei si rende conto che cosa ha combinato? Cioè i genitori le mandano a scuola i figli e sta qui e gli fa dire, e invita una persona che viene qui a dire che la marijuana non crea dipendenza, quando dal punto di vista scientifico, medico,
è dimostrato che crea dipendenza. Quindi attenzione a questo atteggiamento che certe volte è anche ideologico. Cioè l'apparire progressisti, l'apparire all'avanguardia e quindi per forza di cose che tutto è permesso, tutto bisogna fare perché sennò si è retrogradi. Ma dobbiamo finire di ragionare in questo senso, cioè questa corsa a chi la spara più grossa, a chi la spara di più. Non mi pare questo un approccio terapeutico, un approccio educativo per le nuove generazioni. E allora poi alla fine di questo mio discorso si alza uno e mi fa: e allora le sigarette? E allora l'alcol? E allora io rispondo: se io mi bevo un bicchiere di vino, non per forza me lo bevo per ubriacarmi. Se io mi faccio una canna, sicuramente me la faccio per sballarmi. Quindi l'approccio è diverso. E dice: sì, ma le sigarette? Certo, sono ipocrisie di Stato. È ovvio, io sono contrario a tutto ciò che crea dipendenza. Quando si dipende da qualcosa, si è deboli, si è ricattabili. Quindi bisogna mettersi nelle condizioni di non dipendere da nulla. Di non dipendere da nessuna sostanza, da nessun prodotto e da nessuna persona. Perché più dipendi dagli altri o più dipendi da una sostanza, sei una persona ricattabile, sei una persona che è condizionabile. E quindi non puoi avere la libertà, la bellezza, il piacere della vita che deve avere, che merita l'essere umano. Il libro che ha vinto il premio Caccuri, ringrazio Savina di Saggio Libri che ha avuto l'opportunità e il modo di portarlo, si chiama Fiumi d'Oro. Allora, signor procuratore, questi fiumi d'oro dove vanno a finire? Sì. Allora, per scrivere questo libro con il professor Antonio Nicaso abbiamo studiato 25.000 documenti. E con grande sorpresa siamo arrivati a una conclusione. La sorpresa di questa conclusione è questa. E l'andrangheta, l'elite dell'andrangheta, il 2-3% degli andranghetisti hanno bilioni di euro. Ma in base alle loro capacità e competenze sono in grado di comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, latifondi, ma non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato. Per fare riciclaggio sofisticato sono costretti a rivolgersi a professionisti. Quindi, appartenenti a classi dirigenti, a classe dotta, a professionisti, si prestano in cambio di denaro o di altri benefici, si prestano a riciclare grandi quantità di denaro. Questo è molto triste, ma questo fa il paio, questo ci accompagna in tutta la storia dall'Unità d'Italia ad oggi. Cioè vediamo nel corso dei secoli ormai come la classe dirigente usa, o questa volta viene usata, la classe dirigente, la classe dotta, i professionisti usano o vengono usati nell'Ottocento dalla picciotteria, poi dalle mafie. E quindi c'è questa cointeressenza, c'è stata e c'è questa cointeressenza tra l'aristocrazia, la borghesia, la classe dirigente e le mafie, seppur in fase embrionale nell'Ottocento. Ad esempio,
Io ricordo le elezioni comunali a Reggio Calabria del 1869, dove c'erano due liste. Una lista era capeggiata, era appoggiata dai Borbone e dalla Chiesa, un'altra lista era appoggiata dai latifondisti, dall'aristocrazia e dalla borghesia. Cosa fanno i potenti, gli aristocratici dell'epoca? Assoldano dei picciotti per picchiare, vessare, spaventare i candidati, i componenti della lista avversaria. Questo vessazione, sono stati tale tanti i brogli, le vessazioni, che il prefetto nel 1869, il prefetto di Reggio Calabria, ha annullato le elezioni comunali di Reggio Calabria per brogli elettorali. Quindi noi abbiamo il primo consiglio comunale sciolto nel 1869, quando ancora non esisteva la parola mafia, quando ancora stiamo parlando di, in Calabria stiamo parlando di picciotteria, 1869, quindi voi vedete la classe dirigente che assolda i ladri di polli, perché noi la domanda che ci siamo posti sempre col professore Nicaso nel corso di questi anni, e noi da poco siamo riusciti a capirla, perché nell'Ottocento in Europa c'erano i ladri di polli e perché dopo l'Unità d'Italia i ladri di polli in Italia si sono trasformati in mafie. Si sono trasformati in mafie perché sono stati legittimati, perché sono stati sdoganati dai latifondisti, dall'aristocrazia e dalla picciotteria, dalla picciotteria. Ad esempio, a Reggio Calabria c'era Francesco De Stefano, avo degli attuali De Stefano di Reggio Calabria, che controllano il centro di Reggio Calabria fino alla periferia di Reggio Calabria, lato nord, e anche in altre città d'Italia. Bene, questo Francesco De Stefano aveva precedenti per spendere monete false, truffa, furti, piccole cose, robetta, eppure viene assoldato dai latifondisti per vessare, per bastonare i componenti di quell'altra lista. Stessa cosa se noi pensiamo a tale Campolo. Ma poi vediamo ad esempio una legge scellerata del 1908 che ha, ricordate quando c'è stato il terremoto a Reggio Calabria, sono morti tra Reggio Calabria e Messina 100.000 persone. Oggi muoiono 10 persone, 20 persone, arrivano 300 mezzi della protezione civile, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, arrivato, e allora 100.000 persone. Quelli che sono rimasti vivi avevano solo gli abiti addosso di, pieni di polvere e di terra. Lo Stato cosa pensa di fare? Fa una legge e stanzia per il terremoto 175 miliardi di lire, una cifra enorme, incredibile, 175 miliardi di lire. E sapete cosa dice? Dice: tu hai avuto la casa distrutta, la vuoi costruire nuova? Sì, certo, la voglio costruire. Allora tu, io ti do il 70% a fondo perduto, però il 30% lo devi mettere tu. Ma se questi hanno gli abiti addosso pieni di polvere, sul 30% dove lo prendono? Quindi tu crei una norma per creare dipendenza. E allora ci pensa la picciotteria. Cosa fa la picciotteria? Crea una banca e presta i soldi ad usura a questi poveri disgraziati che hanno i soldi solo, che non hanno niente, hanno solo gli abiti addosso. Quindi voi capite, si crea una norma e si crea uno sconquasso, uno sfascio dal punto di vista sociale. Addirittura vengono dei criminali dagli Stati Uniti, da New York, gli affiliati alla mano nera di New York, che vengono in Italia, vanno a Palmi, perché la prima organizzazione criminale che poi dà origine all''Ndrangheta nasce a Palmi, e discutono se le regole della mano nera di New York possono essere omologate alle regole della
alle regole della picciotteria. E gli hanno detto di no. Però comunque questi con i soldi loro hanno incominciato a fare banco pure loro. Quindi noi sostanzialmente con una norma abbiamo creato l'usura. Abbiamo creato l'usura, tra virgolette potremmo dire di Stato, indotta da una norma sbagliata. E poi andando avanti, cioè quindi tu vedi sempre questo rapporto classe dirigente, picciotteria, classe dirigente, poi 'ndrangheta. Però poi a un certo punto, quindi la stessa cosa nel latifondo. Nel latifondo dove ad esempio c'è un latifondo, c'è un allevamento di bestiame, i picciotti rubano un po' di mucche, rubano un po' di pecore, un po' di capre. Il padrone chiama il massaro. Il massaro sarebbe l'attuale amministratore delegato di un'azienda. E gli dice, guarda, qua hanno rubato 4 mucche. Com'è la situazione? Vedi che devi fare per recuperarle. Il massaro che fa? Anziché rivolgersi ai reali carabinieri, si rivolge al picciotto, quindi dando legittimazione. E gli dice, qua hanno rubato le mucche, vedi se riesci a recuperarle, se no faccio una brutta, che figura faccio col cugnuri, no? Gli sarebbe il padrone. Lui, il picciotto, fa una recita, cioè recita la parte di quello che non sa nulla, che chiederà informazione, vedrà in giro se sa qualcosa, eccetera, eccetera. È quello che avviene oggi col cavallo di ritorno, quando rubano le macchine, no? Allora lui cosa fa? Si informa, dice ma guarda, forse li troviamo, forse vediamo, però siamo riusciti a recuperare solo 3, una niente, non si trova, quell'una se la sono mangiata, l'hanno venduta e gli rimangono 3. Allora in questo teatro il padrone piange con un occhio. Il massaro ha recuperato un po' una magra figura, il picciotto sente, pensa di avere legittimazione si è relazionato con una classe con un appartenente di una classe sociale superiore e comincia a interagire. E la picciotteria nel latifondo diventa talmente importante. Prima della prima guerra mondiale, tra la prima e seconda guerra mondiale, diventa talmente importante la picciotteria che interviene il picciotto anche nella vita di relazione tra due nuclei familiari. La figlia sedotta e abbandonata e si rivolge al picciotto e il picciotto risolve il problema, che chiama il giovanotto e se la deve sposare. Quindi sempre più troviamo legittimazione fino ad arrivare al 1920, quando per la prima volta leggiamo il termine 'ndrangheta. Che domanda mi avevi fatto? Dove va? Ah, dove va? Allora, e questi soldi, questi, e tu mi fai parlare, tu mi devi interrompere, sennò io vado fuori tema. I soldi vengono spesi soprattutto da Roma in su. Perché vengo? Ma noi da quante ore stiamo parlando qua, scusate? E basta, quest'ultima domanda è che noi li abbiamo stancati, allora, questi soldi vengono spesi da Roma in su, perché? Per due motivi, uno perché danno meno all'occhio, cioè se tu che fai che viene a investire a Soveria Mannelli, intanto se ne accorgerebbero tutti e due non sarebbe produttivo, bisogna andare a investire in zone già ricche, quindi vai a investire da Roma in su, anche perché mimetizzi così meglio la ricchezza e compri tutto ciò che è in vendita. Infatti da Roma in su si comprano alberghi, ristoranti, pizzerie, anche latifondi, si compra bene in Umbria, si compra bene in Toscana, nella Riviera Adriatica, ormai in Piemonte, in Lombardia la 'ndrangheta è presente almeno da metà degli anni 70, e in Emilia Romagna, anche se a Chieloparda è molto presente, però qui stanno comprando, ma comprano anche all'estero.
compro in Germania, dalla Germania al Portogallo, anche nell'est europeo si sta comprando molto. Ma questi acquisti che vengono fatti sono finalizzati quindi poi ad arricchirsi. Ad arricchirsi. Però, siccome in particolare l'Ndrangheta compie due tipologie di reato in Europa, vende cocaina e con quei soldi compra tutto ciò che è in vendita. Questo comporta la percezione, la convinzione da parte dei cittadini che lì non ci sono le mafie. Perché? Vendere cocaina e comprare immobili non fa rumore. Cioè tu non è che vedi, cioè, una volta c'erano gli eroinomani che si facevano con la siringa, no? E quindi faceva impressione perché morivano sulle panchine. E allora si parlava a telegiornale, in televisione. Oggi questo non accade più, perché c'è un ritorno sì dell'eroina, c'è un aumento dell'eroina, il consumo di eroina del 2-3%, perché purtroppo la guerra in Afghanistan è servita solo ad arricchire i talebani. Costa poco, un grammo di eroina costa mediamente 25 euro, quindi oggi l'eroina non si inietta più in vena, ma si aspira come la cocaina, che ha un effetto più ritardato, però costa talmente poco che si aspira. E infatti sono pronti per arrivare, se il mercato richiede, decine di tonnellate di eroina nel deserto africano. E quindi non c'è più il tossicodipendente che muore con l'overdose sulla panchina, e allora non si parla più di droga. Però se qualcuno è esperto in medicina qui sa che c'è un aumento degli infarti, che si muore di infarto, no? E l'infarto non è che viene solo per lo stress, ma anche per un forte consumo di cocaina, o una dose sbagliata di cocaina. Magari c'è un principio attivo più alto, quindi può spaccare e si può morire di infarto. Allora, quindi il cocainomane quando muore nessuno si accorge, è morto di infarto, punto. Quindi sono due tipi di reati: vendono cocaina, con quei soldi comprano. Quando comprano un albergo, un ristorante, stanno attenti a che in quella via non accada nulla, in quella via manca una bicicletta si ruba, perché altrimenti si svaluta il bene. In questo modo la gente in Europa così dice: ma qui si sta bene, qui non c'è nulla, è tutto tranquillo, non capendo invece che immettere sul mercato legale bilioni di euro, non milioni di euro, bilioni di euro della vendita di cocaina, vuol dire far saltare le regole del libero mercato, vuol dire che tu giochi con un mazzo di carte truccato, vuol dire che tu stai creando un rapporto di non libera concorrenza. Perché se tu continui perché un'impresa normale, le regole del mercato sono quelle: se hai bisogno di ristrutturare il negozio, ti presti realmente i soldi in banca. L'imprenditore mafioso cosa fa? Si presterà pure lui i soldi in banca, perché non deve dare nell'occhio, però lui ha un tubo catodico per far arrivare i soldi da questa stanza piena di euro. Qui c'è la cassa, falte fatturazioni e la cassa diventa uno scontrinificio, perché c'è questo tubo catodico. Poi cosa accade? Magari dopo 5-6 anni riusciamo a dimostrare che quel supermercato è stato costruito con i soldi di cocaina. A quel punto interviene, sì, con una misura di prevenzione, si sequestra quel supermercato. Immediatamente interviene, e il giorno dopo interviene l'amministratore giudiziario, quel tubo catodico che portava i soldi da quella stanza alla cassa viene reciso, viene tagliato. Quindi l'amministratore giudiziario si trova a gestire quel bene che pian piano imploderà.
che quasi sempre è una lenta agonia, perché quel supermercato non si reggeva sulle sue gambe, non si reggeva all'impiedi perché vendeva effettivamente, ma che serviva a riciclare i soldi della cocaina. In questo modo noi stiamo immettendo sul mercato legale in Europa bilioni di euro. E oltre alle mafie italiane che immettono soldi provenienti dalla vendita di cocaina, attenzione, anche le organizzazioni criminali sudamericane, colombiani, boliviani e peruviani, non vogliono essere pagati in Sud America. Solo il 9% della vendita della cocaina ritorna in Sud America, va in Sud America, perché le organizzazioni criminali sudamericane vogliono investire in Europa, perché è un mercato florido, è un mercato importante l'Europa. Quindi noi non solo abbiamo i soldi delle mafie italiane o delle organizzazioni criminali europee che importano anche loro cocaina, ma anche il pagamento di quelli che producono cocaina nella foresta amazzonica, vogliono essere pagati in Europa perché vogliono comprare in Europa. Quindi l'Europa che cos'è? Un grande supermercato dove tutte le mafie vanno, tutte le mafie europee e sudamericane vengono qui a comprare. E allora, concludo, pensate un attimo se queste mafie, oltre a comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, supermercati o anche depositarli in banche compiacenti e quindi investire, stessero comprando pezzi di giornale o pezzi di televisione, tali da condizionare il pensiero, l'approccio e la visione della vita e dell'informazione. Perché a un certo punto si diventa talmente ricchi che il piacere non è solo la ricchezza fino a se stessa, ma anche il potere. E il potere raffinato di poter manipolare il pensiero della gente, ci avete pensato? E se questo è accaduto, sta accadendo, potrebbe accadere? E chi pensa a creare un sistema giudiziario forte tale da pensare di arginare a questo fenomeno? Perché voi non avete idea, io ripeto, la ricchezza delle mafie è nelle mani del 3-4%, ma non avete idea che cos'è la ricchezza. Noi abbiamo sentito due trafficanti di cocaina che avevano per un'intera notte con due macchinette contasoldi, quelle delle banche, hanno contato soldi per tutta la notte perché doveva partire un camion refrigerante per portare i soldi in Spagna. E uno dice poi alla moglie: sono stanco morto, non mi reggo all'impiede, tutta stanotte abbiamo contato soldi e non siamo riusciti a finire con due macchinette. Questo vi dà il senso della ricchezza dei trafficanti all'ingrosso di cocaina. Signor procuratore, lei spesso dice che, per chiudere la domanda finale, che la polizia giudiziaria italiana è la migliore del mondo. Perché? Allora, io faccio questo lavoro da più di 30 anni e siccome purtroppo ahi noi la 'ndrangheta è la mafia che controlla l'80% della cocaina che arriva in Europa, ci sono dei broker che vivono stabilmente in Sud America e per conto dell''ndrangheta comprano cocaina. Pensate che nell'ultima riunione che abbiamo fatto a Rotterdam, c'è un'organizzazione internazionale, in questo momento mi sfugge il nome, della quale fanno parte 140 paesi del mondo, e quest'anno sono stato invitato io per l'Italia. La riunione è stata tenuta a Rotterdam e lì c'erano i massimi esperti del contrasto al narcotraffico mondiale e i maggiori analisti del mondo, la DEA, la più grande polizia dal punto di vista numerico del mondo, la DEA americana, c'era il BKA, c'era Scotland Yard, c'erano i messicani, tutti i sudamericani, i canadesi, c'era tutto il mondo, 140 paesi del mondo.
E questi, ad esempio, hanno affermato che la cocaina costa in Sud America, in Colombia, che so, a Santa Marta, a Cartagena, 1.800 euro al chilo, no, non raffinate, con un principio attivo del 98-99%. Io poi sono intervenuto perché nelle nostre indagini emerge che l'Ndrangheta la compra a 1.000 euro al chilo. Quindi, 800 in meno rispetto agli altri. Gli altri parlavano di 1.800. Io gli ho detto, guardate che noi l'Ndrangheta la compra a 1.000. Quindi già è competitiva in partenza come acquisto. E poi in tutto il discorso del trasporto, eccetera. Allora, a me capita di fare continue riunioni con 3, 5, 10... 16 paesi del mondo. Fino a 3 anni fa mi è capitato di fare una riunione con 16 paesi del mondo, quindi con 16 polizie giudiziarie diverse, con 16 stati del mondo. In quell'occasione, diciamo, ci siamo coordinati, quasi consorziati, a fare un'indagine in tutto il mondo e abbiamo sequestrato tutti assieme, ovviamente, 75 tonnellate di cocaina. Allora, in questo tipo di riunioni, come anche nelle riunioni che facciamo tra due o tre stati, tra Stati Uniti, Sud America, Colombia, Bolivia, Brasile, Italia, l'elite della polizia giudiziaria italiana è la migliore al mondo. Cioè le scuole di polizia giudiziaria italiana sono di altissimo livello, sono molto serie, molto selettive e molto impegnative. Noi abbiamo elite dei carabinieri come il ROS, le squadre mobili per la polizia, GICO, CICO per la Guardia di Finanza. Sono strutture veramente di persone di primissimo piano e io ho visto discutere questi organismi nostri di elite con le altre polizie del mondo e le nostre arrivano prima, nei ragionamenti, nelle analisi arrivano prima. Ci sono delle scuole in Italia dove si prepara la polizia giudiziaria italiana che non hanno nulla da invidiare al resto del mondo, sono di altissimo profilo. Io da quello che ho visto per me erano le migliori, forse ero di parte, ma sicuramente saranno tra le migliori in assoluto. Questo ci incoraggia, ci rincuora e ci dice che sul piano investigativo ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno delle norme, abbiamo bisogno di nuove norme, di nuove leggi, soprattutto di aggiornare i codici in modo tale che siano proporzionali, proporzionate a questa realtà criminale. Allora abbiamo concluso questa lezione, questa bella lezione di Nicola Gratteri. Quindi, quali sono le ricette per la Nuova Italia? Uno, che il funzionamento della giustizia è una questione politica, però una riforma della giustizia forte può farla solo una politica forte, che pensa e guarda al domani e non al sondaggio del giorno dopo. Secondo, l'istruzione è la chiave, perché un cittadino poco istruito è manovrabile. Bisogna evitare chi, col pensiero raffinato e meno raffinato, cerca di orientare e condizionare la gente. Terzo, no alla droga e no all'assistenza. Perché non bisogna dipendere da nessuna droga e da nessuna persona per avere dignità e libertà. E infine, la mala pianta uccide il nostro presente e il nostro futuro. Per cui non possiamo voltarci dall'altra parte. Grazie a Nicola Gratteri per queste 2 ore magiche.